Cosa stai preparando? Stiamo preparando un antipasto caldo a base di una fantastica materia prima che è il baccalà, con una zuppetta di pomodori. Questi sono i primi pomodori dell'anno, quindi hanno un leggero sentore ancora di acido, accompagnato con dello zenzero, della menta e del basilico. Il baccalà lo andiamo a avvolgere con la pasta kataifi. All'interno andiamo a mettere una foglia di basilico e di menta. Questo è un antipasto? Questo è un antipasto, sì. Comunque è un antipasto, diciamo, molto versatile, perché andiamo a unire le proteine del pesce alle verdure. Andiamo a avvolgerlo in questo modo nella pasta kataifi e lo facciamo riposare. Nel frattempo, in un tegame, andiamo a mettere i pomodori precedentemente lavati e un cucchiaino di zenzero. E zenzero fresco, semplicemente? Zenzero fresco, sì. Fatto a cubetti. Olio extravergine d'oliva. E del sale grosso, integrale, per dare più aromacità al pomodoro. Andiamo a frullare. Quindi tutto crudo? Tutto crudo. Dobbiamo ottenere una consistenza molto liscia. In questo modo a freddo riusciamo a rispettare tutti i profumi del pomodoro e dello zenzero. Si sentono. Nel frattempo scaldiamo una padella. Dobbiamo aggiungere olio extravergine abbondante. Dobbiamo porre al centro il nostro fagottino. Il nostro fagottino di baccalà. Quindi adesso lo giriamo e facciamo lo stesso discorso e tempistica dall'altra parte. Quindi lo metti tolto dalla padella. Sì, lo facciamo asciugare bene con la carta assorbente e con un taglionetto andiamo a tagliarlo a metà. A questo punto andiamo a impiattare. Ti metti la nostra crema di pomodoro e zenzero a specchio. Andiamo a guarnire e dare qualche nota vegetale con delle foglie di menta, di basilico, per dare una nota di dolcezza, un po' di valeriana. Andiamo a porre nel centro del piatto. Il nostro baccalà. Dobbiamo donare al piatto una cottura leggermente rosea all'interno per non rendere il baccalà troppo stopposo. Andiamo a finire con un tocco di sale integrale. Questo piatto è stato preparato da Giovanni Spegis del ristorante Rural di Torino.